Ministro Finocchiaro, buongiorno. Prima di ritornare sull'emendamento in questione, le vorremmo dire che le stiamo chiedendo non soltanto l'approvazione di un emendamento, ma un bagno di Ordine umiltà, del giorno, di ordine del deputato. giorno, un bagno di umiltà. Mi scusi, Presidente. Lei è stata scelta come ministro nonostante si sia spesa per il sì, cioè è stata premiata per un suo fallimento. È L'ordine del ci giorno arrivo, però, ci arrivo. deputato, l'ordine... È Colleghi, stata, colleghi, per così come favore, evidentemente è vada stata al punto. premiata per un proprio fallimento il ministro Madia dopo che la Consulta gli ha bocciato il decreto che Però, no, riguarda però, deputato Di il Battista, vada al decreto punto che dell'ordine riguarda del giorno, abbia pazienza. Il decreto che riguarda quest'ordine del giorno, posso fare un discorso complessivo o mi deve interrompere ogni Il tre discorso secondi? deve essere sull'ordine. No, Di colleghi, il vergognare, di discorso vergognare. deve essere sull'ordine del giorno, mi consentirà. Per Dato che favore. l'ordine del giorno, Presidente, riguarda un decreto che riguarda lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato, un decreto comunque sul quale ha lavorato la Madia, che è stato bocciato dalla Corte Costituzionale, è lecito o no chiedere un bagno di umiltà a questi soggetti che proseguono con i loro errori? Santa pazienza! Ma sto offendendo qualcuno o sto spiegando o sto facendo un Spieghi, spieghi, ragionamento? No! spieghi l'ordine Per del cui, giorno, prego. dato ministro Finocchiaro, che i vostri fallimenti, nonostante vi abbiano fatto premiare, sono sulla carta, vi stiamo chiedendo, con quest'ordine del giorno, quantomeno di allontanare l'entrata in vigore del decreto, o comunque della manovra sullo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato, perché voi avete fallito, perché noi crediamo fermamente nella bontà di questo corpo e non vogliamo che venga sciolto, e perché l'umiltà vi servirebbe dopo i danni che avete fatto all'Italia e al Corpo Forestale dello Stato. Chiaro, Presidente Boldrini? Chiaro, Grazie. deputato Di Battista. Bene, adesso c'è. Io sono da 30 anni in Parlamento, molto tempo, troppo tempo, secondo tutti, secondo tutti. Ma una cosa ho imparato però in questo tempo, ed è esattamente l'umiltà. Perché questo è un luogo dove si impara a battersi per le cose in cui si crede, a vincere ma anche a perdere. La riforma è una riforma che non è stata vulnerata dalla sentenza della Corte Costituzionale e che soprattutto riguarda un provvedimento di razionalizzazione delle forze dell'ordine, delle quali in questo Paese si parla da molto tempo, a fini di migliore efficienza e di contenimento della spesa. Ministro Finocchiaro, io e tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle l'ha ascoltata con garbo, senza rumori come sono invece provenuti dal Partito Democratico mentre parlavo io. Colleghi, per favore, fatelo E parlare. Presidente Boldrini, Prego. legittimamente il ministro Finocchiaro all'inizio La ha giudicato. ministra. La ministra Finocchiaro ha Grazie. Grazie, 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 grazie. Presidente Boldrini, Non esiste. legittimamente la Grazie, non ministra. esiste solo un genere, colleghi, mi spiace. Dovrebbe essere noto a quest'aula, prego. Presidente Boldrini, legittimamente la Sì. ministra Finocchiaro ha iniziato il suo discorso parlando della sua carriera politica e noi l'abbiamo ascoltata. Quindi, ministro, anzi, ministra, mi scusi, la nostra analisi, la nostra legittima critica politica con la quale supportiamo quest'ordine del giorno non riguarda il fatto che evidentemente la sentenza della Corte Costituzionale non ha bocciato questo provvedimento di cui stiamo parlando. Però nel momento in cui gli stessi ministri ai quali sono stati bocciati dei provvedimenti, mi riferisco al decreto sulle popolari che voi avete approvato, bocciato dal Consiglio di Stato, mi riferisco al decreto Madia bocciato in parte dalla Corte Costituzionale e mi riferisco alle vostre, anche le sue, riforme costituzionali bocciate dal popolo italiano sovrano, evidentemente noi le chiediamo con questo ordine del giorno un bagno di umiltà e prendete del tempo, dato che quasi tutto quel che avete fatto è stato bocciato o dal popolo italiano o dal Consiglio di Stato o dalla Corte Costituzionale, vi stiamo dicendo perché sul Corpo Forestale dello Stato non ci prendiamo, non vi prendete o forse non ce lo prenderemo noi al governo un anno in più di riflessione, dato che forse anche questo è stato un vostro errore? Questa è l'analisi politica, Presidente Boldrini, che ho tutto il diritto di fare in quest'Aula e di farlo alla Ministra Finocchiaro. Grazie. Grazie, deputato Di Battista.